Approfitto anzitutto per ringraziare chiaramente Walter, come già fatto prima, ma lo ringrazio nuovamente per essere qui presente. La scelta di Walter è stata una scelta dettata da un pensiero che ho fatto, che ho maturato negli ultimi tempi. Dico già che a differenza degli altri nomi, degli altri registi a cui abbiamo dedicato la sezione Sguardi Indipendenti, con Walter non c'è stata possibilità di vedersi prima. Ci sono solo state telefonate, scambi di messaggi, di mail e quant'altro, perché è molto impegnato, specialmente in questo periodo. Quindi ancora maggior ragione ti ringraziamo, perché sappiamo dei tuoi impegni. A dispetto invece di altri registi che avevamo già avuto anche magari occasione di vedere in precedenza, penso Giovanni Cioni e quant'altro. La scelta di Walter quindi perché? Perché quest'anno il mio pensiero per questa sezione, lo sapete che per mio idea quest'anno come tema portante ha il concetto di indipendente, di indipendenti, se vogliamo declinare al plurale. Sono ed ero intenzionato a trovare una figura, a ricercare una figura, un prisma, diciamo così, una figura poliedrica nel cinema italiano contemporaneo, e laddove con questo termine intendo proprio dire una figura che spaziasse senza soluzioni di continuità e senza, cioè, che non si adagiasse a determinate categorie. Non solo un regista che fa regista, non solo uno sceneggiatore che fa uno sceneggiatore, è declinato anche al femminile, chiaramente. E quindi ho pensato alla figura di Walter perché mi ha ricordato, mi ha riportato alla mente alcuni altri nomi del cinema italiano citati, ad esempio, nel catalogo, in particolar modo Franco Arcalli, e non l'ho citato a caso perché legato a una persona alla quale Walter a sua volta è legato, perché sceneggiatore di un film, o più di un film, anzi importante, in particolar modo uno, ma non voglio spoilerare nulla per quello che abbiamo in mente io e Walter proprio. Avrei potuto citare anche Jacopo Quadri, che è un altro montatore, anche lì c'è un punto di contatto con la figura che abbiamo entrambi in mente, o Renato Mai, a me caro, e guardo Silvio Celli. Oppure altri, andare all'estero, avrei potuto citare Peter, Roger Hunt e tanti altri che hanno montatori. Tutti questi nomi che ho detto sono i montatori che poi si sono anche messi in gioco in fase di scrittura, chi anche in regia, appunto. E Walter incarna un po' tutto ciò. Quindi cercavo una figura proprio ancor più, come ho detto, poliedrica, a dispetto degli altri registi e sceneggiatori che abbiamo chiamato negli anni scorsi. Quindi da qui un po' questo cappello introduttivo e finalmente appunto Walter è qui con noi. Abbiamo visto, poi ti lascio subito la parola perché, come mi piace sempre dire, loro sono venuti ad ascoltare te. Abbiamo visto appunto due cortometraggi che hai già avuto modo di introdurre inizialmente e il tuo ultimo lungometraggio, Pino. Hai già avuto modo di dire, quindi lo sottolineiamo, che anche il pubblico l'avrà visto. Potremmo dire dal linguaggio diverso, in termini, uso questo termine proprio come cappello, diciamo così, perché hai parlato di ritmo, anche lo stesso utilizzo magari della musica, del ritmo del montaggio e quant'altro. Sono film completamente diversi, ma sono film anche che, per quello anche ho voluto selezionarli assieme a te, che tracciano una sorta di traiettoria da un punto A, il passato, un passato prossimo, a un presente, cioè un film molto più recente. Quindi danno anche un'idea di te come persona, ormai 20 anni fa, perché anche qualcosa di più anche, parlo della release dei cortometraggi, sino appunto a un film di letteralmente 3 anni fa, almeno parlo di data di release 2020. Non solo come persona, ma anche una traiettoria di te come artista, come percorso formativo. Ovviamente dentro questo punto A, tra questo punto A e questo punto B c'è tutta una sfilza infinita di lavori, che magari tu avrai piacere appunto di citare e menzionare, quindi io ti lascio subito la parola a ruota libera, perché non esiste una scaletta, non abbiamo preparato una scaletta tematica, però era soltanto per darti questo input, questo là, per parlare di Walter persona, Walter artista, in questo arco formativo, diciamo così. Grazie, grazie Steven e grazie a tutti per essere qui e per non essere usciti per vedere Barbie. Stavo pensando, accanto a noi c'è un film coloratissimo, fluo, e invece qui c'è un film in bianco e nero e pensavo ad un'inversione dei registi. Non
non che sia possibile in questa realtà che qualcuno mi chieda di girare Barbie, probabilmente a Greta Gerwig, di girare Pino, forse, che ne so, però immaginatevi Barbie in bianco e nero e Pino fluo, sarebbe stato molto divertente. E, innanzitutto, per quanto riguarda i primi due lavori, che appunto erano dei lavori che nel tempo, tra l'altro, l'aspetto più interessante, che è quello probabilmente più faticoso della visione di questi lavori, perlomeno per me, è il fatto che la dimensione della memoria dell'archivio, per me che sono nato negli anni 70, e per le immagini, diciamo, di un certo tipo, è molto legata ai vecchi film in pellicola, film familiari o documentazioni. La televisione era girata molto in pellicola, ai tempi, sto parlando degli anni 60, fino all'arrivo, insomma, delle videocamere leggere. E, invece adesso si sta facendo strada, lo vedo molto sui social network, anche un ritorno al passato, appunto, degli anni, diciamo, 80-90, quello legato ai VHS o ai formati, i primi formati digitali, per cui tutti quanti, anziché usare i filtri Super 8 per invecchiare la realtà che hanno davanti agli occhi, utilizzano dei filtri VHS o video. E, per cui questi lavori, che sono lavori solo di 23-24 anni fa, in realtà, per il fatto che poi io non me ne sono mai occupato in termini di conservarli, o che esistono solo in queste copie che si sono ulteriormente deteriorate a causa della compressione digitale. E quindi stavo pensando, cercando di pensare se esiste una qualche associazione di forma e un momento in cui tutti i nostri ricordi, tutti per esempio i nostri piccoli video girati con i telefonini di una ventina di anni fa, che ci siamo presi la briga però di conservare, perché è molto difficile fare backup e conservazione dei propri, delle infinite quantità di video e fotografie che scattiamo in continuazione. Quello è un problema che per esempio manda in tilt molte delle persone che conosco, il dramma di quando cambiano telefonino, di cosa fare delle centinaia di migliaia di foto e video che c'hanno sopra. Però, diciamo, ogni tempo ha una sua memoria, è un suo stile, è una sua caratteristica codificata, e mi è sembrato in qualche modo affascinante il fatto che queste mie memorie personali di 20-25 anni fa fossero ormai sbiadite, fuori fuoco, indistinguibili, avessero questa forma di blur costante, anche perché in generale le avevo girate quasi tutte fuori fuoco per una passione personale, per tutto ciò che non è a fuoco, o forse perché proprio non sono capace. E invece il fatto che il suono fosse rimasto estremamente chiaramente pulito è la cosa più prossima probabilmente a Pino, nel senso che ho riconosciuto delle cose che mi sono sempre piaciute anche nei film che ho montato, poi un certo tipo di utilizzo di una frammentazione del suono, un certo tipo di utilizzo dei riverberi, che in questo tipo di lavori è molto 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 presente. Chiaramente in Trianon in finale era tutto costantemente iper riverberato, perché questi suoni sembravano venire da lontananze cosmiche o inconsce, non so bene da dove. E nel caso di Pino è un uso un attimo più controllato, anche perché nel frattempo, insomma, dopo 25 anni di lavoro nel cinema, ho imparato a tenere maggiormente sotto controllo un certo tipo di forme. E l'altra differenza fondamentale chiaramente è legata al fatto che, al di là del fatto che Pino fin recente porta dentro di sé tutta la mia esperienza di questi anni, anche e soprattutto da montatore, ma anche da come dire, un'esperienza di vita, perché il montatore passa con un regista, soprattutto con una regista o con la propria squadra, periodi di tempo tendenzialmente anche abbastanza lunghi. Per darti un esempio, una post-produzione di un film dura in genere 3, 4, 5 mesi. La post-produzione di Suspiria di Luca Guadagnino, il remake dei film di Dario Argento, è durata un anno e 10 mesi, e quindi inevitabilmente si genera un rapporto profondissimo di intesa, fiducia, che ti porta a compiere un percorso comune, per cui al di là di quello che impari facendo i film, che è un grandissimo lusso, nel senso che hai la possibilità, soprattutto se lavori con registi straordinari, come mi è capitato, anche l'avventura umana che compi con loro, ho sempre avuto infatti la fortuna di poter lavorare più o meno continuativamente e sempre con persone molto capaci e molto stimolanti. Adesso sto montando una serie televisiva, quella dei fratelli di Innocenzo, che hanno 20 anni meno di me, però loro sono due, quindi magari si può sommare l'età, e sono molto vecchi dentro, e quindi essenzialmente con loro, per un lavoro che mi preoccupava fra virgolette molto, perché
una serie televisiva è un lavoro molto più lungo, per cui ti tiene impegnato e tendenzialmente siamo abituati a fare le cose molto per bene, per cui ci si dedica costantemente, quindi già fare un film sembrava un'impresa. 6 puntate televisive, fortunatamente non 8, sono comunque 3 film, uno di seguito all'altro. E quindi eravamo un po' preoccupati che sarebbe stata un'esperienza un po' dura. Invece in realtà la costante voglia di trovare soluzioni espressive, ma in realtà non è neanche una questione di sorprendere o cosa. Quello che posso dire, a parte il fatto che ti ringrazio, non so bene cosa voglio dire artista, direi che c'è chiaramente un atto creativo nel montaggio, nella scrittura, nella composizione della musica, però io lo faccio, facciamo quello, come dire. Né saprei dire se i gemelli sono artisti, anche se sono stati definiti poeti più di una volta, ma è l'idea di cercare di aver immaginato come funzioni in maniera anche abbastanza fuori fuoco il cinema e di cercare di capire ancora come possa funzionare senza seguire dei percorsi già tracciati. In qualche modo standardizzati. Quando monti una scena, esiste un momento della costruzione della scena in cui la scena funziona, per cui ipoteticamente potresti interrompere il tuo lavoro sulla stessa scena e andartene a casa un paio d'ore prima, finire un paio di mesi prima e così via. Poi però ti ricordi sempre che c'è stato un cinema, che ti ha ispirato, che è nato più o meno 130 anni fa, in cui le cose più radicali sono state fatte probabilmente 120 anni fa, 110 anni fa, all'inizio del secolo scorso, le avanguardie artistiche hanno creato un cinema straordinario, anche in virtù del fatto che era muto, per cui oltre alla ricerca espressiva c'era anche una necessità di esprimersi, a parte le didascalie e la musica di accompagnamento, unicamente nel senso del raccordo, della durata, del quadro, delle immagini. E quindi rilavori una scena trovando la vera necessità narrativa, ancora prima che espressiva, incomincia a trovare nella recitazione degli attori qualcosa di inaspettato, nell'accostamento di inquadrature più imprevedibile, qualcosa che prima non c'era, e questo ti permette di andare avanti e di passare appunto 30 anni chiuso in una stanza dalle 9 del mattino alle 8 di sera e non vedere mai la luce del giorno, che alla lunga comincia a diventare una cosa pesante, ragione per la quale avrei interesse a fare anche qualche altro lavoro oltre a Pino di regia o di scrittura, perché ti porta un po' fuori da una stanza che è un luogo meraviglioso, ma è anche un po' un luogo, come dire, lisergico. Poi ci fai un po' l'abitudine. Sembra un po' serio, vasche di isolamento di stati di allucinazione. Non so se conoscete questo meraviglioso film di Ken Russell, è un film del 1980 con William Hurt. C'è questo fatto di questi esperimenti di deprivazione sensoriale, vasche di isolamento in una soluzione salina, chiusi dentro come se si fosse in una bara per lasciare libere le porte della percezione. Ecco, succede più o meno quello in Moviola, e quindi alla lunga è anche una cosa di cui hai bisogno, che ti piace fare, però è anche un'esperienza privativa di tantissime altre cose della vita normale, della luce del giorno, della telefonata di un amico, eccetera, eccetera. Quindi ora, senza farla lunga e troppo romantica e poetica, poi è una cosa pratica, perché si lavora, si lavora, si lavora, quindi da questo punto di vista si sente anche la necessità di muoversi attorno. E poi un'altra cosa che vorrei aggiungere è che, soprattutto adesso, la post-produzione, cioè il momento in cui il film è stato girato e inizia lì, i materiali vengono preparati per il montaggio fino alla copia definitiva, è un punto, dico soprattutto adesso perché da quando si gira in digitale i registi tendono a girare molto, molte soluzioni le trovano al montaggio, molte cose che non funzionano si possono sistemare in digitale, ma a prescindere dal fatto che adesso, in virtù di tutta la manipolazione che si può fare e del grande problema dello sciopero in atto, si possono ricreare cose che non esistono anche a livello di performance vocale, per cui questo fino a poco tempo fa era, se non possibile, impossibile, era imprevedibile, per cui potevi ritoccare una performance in un certo modo, montarla, aggiustarla, però adesso puoi far dire agli attori cose che non avevano detto. Ricordate qualche mese fa c'era questo sito in cui c'erano le voci famose di... Poi è stato ritirato. Io infatti ho mandato, appena era stata eletta la Meloni, Presidente del Consiglio, ai Di Innocenzo che stavano girando una serie di messaggi di incitamento con la voce della Meloni, che poi sono cancellati dal mio telefonino, non so perché. E deve essere stata Giorgia che li ha rimossi con un po' te con questi poteri.
che ovviamente le attribuiamo, però è stata subito, questo sito è stato chiuso, perché chiaramente apre la porta a, cioè la verità non esiste più. Cioè, c'era, vi ricordate, un film bruttarello che si chiamava, credo, Sol Levante con Sean Connery, in cui il tema era che era stata mutata la documentazione di una telecamera di sorveglianza cancellando una figura dentro. E quindi quello che fino ad un istante prima era una prova incontrovertibile di un accadimento o della certezza di un accadimento non era più vero. Adesso ormai siamo ben oltre, per cui esiste un problema reale. Da questo punto di vista, ma credo che sia più ontologico, rispetto alla razza umana che non, semplicemente, come dire, audiovisivo, da questo punto di vista. Però al di là di tutte queste divagazioni, il montaggio è un luogo nel quale convergono inevitabilmente una serie di competenze, perché tu vieni chiamato a giudicare anche il lavoro, ovviamente, degli attori, perché sei il discrimine della recitazione assieme al regista, chiaramente, o alla regista, del direttore della fotografia, perché scegli un'inquadratura anziché un'altra. E così come tendenzialmente cerchi di prendere i take più interessanti di recitazione, tendenzialmente cerchi di salvare, le inquadrature che fotograficamente hanno più senso, però se per esempio una tua performance è straordinariamente migliore di un'inquadratura fuori fuoco, io tenderò sempre a preferirla e quindi in qualche modo scontenti il direttore della fotografia, a meno che non sia come nel caso della serie dei Fratelli di Innocenzo, un guerriero dell'ombra. Come un po' un grande direttore della fotografia che si chiamava Gordon Willis, il direttore della fotografia di Woody Allen, tra le altre cose, e del Padrino, se non vado errato, che viene chiamato Prince of Darkness perché amava le inquadrature molto molto scure. E quindi questo fatto di avere. E poi i film vengono riscritti al montaggio, per cui ovviamente devi conoscere la sceneggiatura, insomma, la musica, monti la musica. Io ho avuto la fortuna, soprattutto collaborando con un talento come quello di Luca Guadagnino, che fra i suoi incredibili talenti ha quello dell'inclusione, della capacità di portare a sé veramente talenti straordinari. Ho lavorato con musicisti come Ryuichi Sakamoto, che purtroppo è venuto a mancare a dicembre dell'anno scorso, con Thom Yorke, per altre ragioni ho lavorato con Sting. Ti trovi a maneggiare dei materiali di artisti meravigliosi, straordinari, che in quel momento collaborano con te. Per cui in qualche modo si è, come dire, si è costretti ad essere pari livello, nonostante tu vorresti mantenere il tuo ruolo di fan adorante, è richiesta una tua capacità e forza di giudizio per poter portare al film il lavoro di un compositore, che non può essere chiaramente, o tendenzialmente non dovrebbe essere un'opera a sé stante, ma dovrebbe lavorare in dialogo con la drammaturgia del film. Tutto questo per dire che è stata una mossa naturale quella di passare anche alla scrittura, il fatto che Luca mi abbia chiesto in un paio di occasioni di scrivere con lui o riscrivere con lui un paio di suoi film, in particolare Io sono l'amore e Call Me by Your Name, chiamami con il tuo nome, e che chiaramente piacendomi molto la musica, essendo un musicista autodidatta, con veramente non grandissime capacità, però alcune volte capita che nei film servano delle cose molto specifiche ed in pratica le faccio io e ce le butti dentro con uno pseudonimo che è sempre lo stesso da anni. E in questo senso viene un po' naturale essere, come dire, multitasking. Tu hai fatto l'esempio di Franco Arcalli, Kim Arcalli, che era in realtà appunto un partigiano del montaggio, nonché ex partigiano nella realtà, infatti il suo nome Kim era il suo nome da giovane partigiano. E Kim Arcalli, oltre ad essere uno dei montatori più radicalmente sperimentali del cinema italiano, anche di quello commerciale, perché aveva montato anche dei western e film di genere, anche un paio di gialli, sebbene metafisici e un po' oscuri. Però Kim aveva scritto con Bernardo Bertolucci, fra le altre cose, ha collaborato per esempio alla sceneggiatura di Novecento. Non solo ha montato Ultima Tango a Parigi, che però è cofirmato con il mio maestro, che è Roberto Perpignani, che era il precedente montatore di Bernardo Bertolucci, aveva montato con Bernardo, a parte La Comare Secca, Prima della Rivoluzione, Partner, e credo Strategia del Ragno. E credo ci fosse anche un altro lavoro del quale non ricordo il titolo, prima che poi, prima del passaggio a Franco Arcalli, segnato dal conformista di Bernardo Bertolucci. Tutto questo parlare di Bernardo perché
perché Bernardo non vai tutelare per Luca ancora prima che per me. Io voglio dire, non avendo aspirazioni di regia, cioè io ho fatto questo film perché mi hanno chiesto di farlo e ho deciso di farlo così perché mi andava di farlo così, ma non credo molto nella mistica del regista, cioè in quello con la visiera, quello che indica, quello cattivo che urla azione e sgrida qualcuno della troupe a caso. Sebbene un certo tipo di fenomenologia comportamentale dei registi è necessaria per una forma di tutela del proprio oggetto artistico, perché tendenzialmente quando il regista si comporta in maniera molto scontrosa con un produttore è tendenzialmente perché cerca di difendere con le unghie il suo territorio espressivo, il suo cut del film, e quindi per fare questo bisogna diventare estremi, un po' per cui per evitare di avere ingerenze di alcun tipo si diventa cattivissimi e oltranzisti e si mette i prodotti alla porta, generando poi dei conflitti che sono quelli della moviola, perché se nella cinematografia americana, ecco, voglio dire, per un film come Barbie, per esempio, il montatore è una figura appartenente in maniera quasi rigorosa allo studio che produce il film. Tendenzialmente viene scelto addirittura dagli studios. Il film si monta all'interno degli studios, per cui si è completamente all'interno di un progetto filmico, al di là di un film commerciale come quello, ma anche di progetti meno commerciali, che sono fortissimamente controllati da parte degli studios, mentre invece in Italia il montatore è una figura in Europa, potrei dire, ma in maniera un po' generica, molto più legata alla regia, per cui si fa squadra insieme, apro e chiudo virgolette, per i produttori che dovessero vedere questo intervento, contro i produttori o comunque in dialettica, ecco, in confronto dialettico con i produttori. Per cui tendenzialmente si difende insieme il prodotto perché ci si è passato un tot numero di mesi. E ricordo che quando ho fatto il primo film con Luca, che si chiamava The Protagonist, alla fine degli anni 90, il nostro produttore, che si chiamava Massimo Vigliar, un uomo simpaticissimo tra l'altro, essenzialmente un distributore ha una grandissima library di film, detiene i diritti di tantissimi film, ha anche prodotto e coprodotto alcuni film, fra cui il nostro. Un giorno mi prese da parte e mi disse: Walter, non faccio il romanesco perché era un po' romanesco, Massimo. Ma mi disse: ma tu hai capito che cosa deve fare il montatore? Mi disse: Massimo, dimmi, illuminami. Poi ho fatto il centro sperimentale perché qualche idea forse ce l'avevo, diciamo qualche idea molto radicale. E lui mi disse: è quello che spiega al regista perché il produttore c'ha ragione su certe cose. Per cui mi fece credere che poi purtroppo il film che gli avevamo consegnato non so quanto si è assomigliato a quello che si immaginava di ricevere. E ricordo che tutti i giorni, quando vanno a passare a salutarci, perché noi veniamo molto spesso, diciamo, mi raccomando, era da poco uscito Le Iene, forse non, no, era anche uscito Pulp Fiction, e diceva sempre: mi raccomando, meno Jarman e più Tarantino. Questo era il suo. Per cui noi, diciamo, questo è il dialogo con i produttori tendenzialmente. Quindi, diciamo, è stata un'avventura comunque, e ti ringrazio perché mi hai permesso anche poi di fare il punto su queste cose con questo invito molto, molto lunga. Sento che è un ciclo che personalmente mi sta portando anche a diversificare maggiormente le direzioni creative, perché ne sento il bisogno dopo aver lavorato anche tanti anni, diciamo, al servizio di un progetto altrui artistico, che non è assolutamente una cosa frustrante, non lo è stato per me, è la regola del gioco, però al tempo stesso chiaramente lavori in un perimetro un po' preciso, che è quello del materiale girato che ti viene dato, che per quanto tu possa, se necessario, reinventare, ha comunque, esiste per quello che è, mentre invece per esempio un compositore è un autore assoluto rispetto al film, perché per quanto deve lavorare per il film, crea qualcosa che non è completamente per nulla esistito prima, tranne quando copia sue musiche o musiche da altri. Ma questo lo fanno anche i registi per le quadrature e le scene, come ci siamo detti oggi a pranzo.